Buonasera, buonasera a tutti e buonasera e grazie a Camilla Ghiotto per essere qui tra noi in libreria Gabbiano Arezzo per presentare il suo primo libro in questo terzo appuntamento della rassegna Sere d'estate. Io penso che chi ha investito il suo tempo questa sera per partecipare al nostro dialogo ha dimostrato saggio intuito e meritoria curiosità, perché ciò che ci propone questo libro è uno stimolo alla riflessione personale che va anche al di là dei pur notevoli meriti dell'opera e delle capacità anche di chi fa le domande, di fare domande che abbiano un senso e che aiutino soprattutto a portare alla luce le molte piccole gemme che Camilla ha saputo inserire nella sua storia. Ora, non è il caso che mi dilunghi molto nell'introdurre il contenuto e nel descrivere le persone protagoniste di questo libro. L'io narrante è qui tra noi. E perché quello che c'è nel libro verrà fuori dalle parole di Camilla, che oltre a possedere la capacità di scrivere con chiara lucidità, sa anche, l'ho sentita in qualche intervista su YouTube per prepararmi a questa serata, sa anche esprimersi con chiarezza e con quella sinteticità che a volte mi manca, per cui lasceremo la parola di più a Camilla. Allora, credo che sia il caso di partire contestualizzando brevemente il contenuto del libro. Chi è Camilla Ghiotto? Chi è stato Renzo Ghiotto, nome di guerra partigiana Tempesta? E qual è anche l'oggettiva particolarità della vostra relazione di padre e figlio? Sì, allora, buonasera a tutti, grazie mille per l'invito. Allora, io ho 24 anni, studio filosofia e è successo che un paio d'anni fa mi è stato proposto in realtà da un'agente letteraria di raccontare questa storia, cioè raccontare la storia di mio padre e mia. E quindi è successo tutto in maniera inaspettata per me e mi sono un po' messa in gioco, cioè dal giorno in cui lei me l'ha proposto. Ho cominciato a scrivere. Quindi, nonostante in realtà io non avessi esperienza con la scrittura, non avevo in mente, non sapevo come si facesse, però era stato comunque un periodo della mia vita su cui avevo riflettuto molto, io sia per come sono io molto riflessiva, e quindi era qualcosa che io avevo affrontato dentro di me, per cui il processo poi di scriverle, di raccontarlo, è stato piuttosto naturale. E avevo però un materiale con cui sono partita, da cui sono partita, ed era questo manoscritto che mio padre ha lasciato e che io ho trovato poco dopo la sua morte. Quindi io avevo 17 anni quando lui è morto, lui ne aveva 93, quindi una bella differenza d'età. E ho trovato questo manoscritto in cui lui raccontava dell'anno che ha trascorso da partigiano, quindi dal maggio del 44 fino alla fine della guerra. Ed erano episodi che lui raccontava in questi scritti che io in gran parte già conoscevo perché me li raccontava lui stesso sin da quando ero molto piccola, ma che però vedendoli, leggendoli in queste pagine mi hanno comunque, come dire, mi hanno posto molte domande che non mi ero fatta fino a quel momento. Innanzitutto perché lui aveva 19 anni quando è diventato partigiano. E io li ho letti più o meno alla sua stessa età, quindi mi sono trovata per la prima volta a conoscere mio padre da mio coetaneo. Dopo, appunto, visto che avevamo 75 anni di differenza, quindi io l'ho visto sempre solo come un uomo molto anziano e sentito anche come un uomo molto lontano da me, molto diverso da me. Quindi avere a che fare con la sua voce da giovane, perché questi scritti non so bene a quando risalgano, però probabilmente a non molto tempo dopo la fine della guerra, mi hanno fatto sentire per la prima volta estremamente simile a lui. Proprio perché, appunto, per una questione puramente anagrafica e per il momento della sua vita che lui stava affrontando nel contesto poi della resistenza di una guerra e quindi della sopravvivenza.
ma che comunque era un momento che era simile a quello che stavo vivendo io, che è il momento della formazione, cioè il momento in cui si diventa grandi. E quindi quella paura più profonda e più personale che va oltre il terrore dovuto ovviamente al periodo storico e alla situazione estrema in cui ha vissuto sull'altopiano di Asiago. C'era una paura che era proprio la paura del diventare grandi, cioè del dover decidere chi saremo, dell'avere la sensazione che tocca a noi e saremo protagonisti per la prima volta, e questo fa molta paura. Lo racconta bene, per esempio, Conrad nella linea d'ombra, cioè quel momento in cui siamo in quella linea d'ombra e quindi si tratta un po' di capire che direzione prendere. Ovviamente per lui e per la sua generazione questo aveva un valore ancora maggiore che per me, perché lui era del 24 e quindi nato e cresciuto sotto il regime fascista, facendo scuole fasciste, leggendo libri fascisti, dopo scuola fascisti e così via. Quindi il momento in cui si diventa grandi e in cui si decide chi vogliamo diventare, che direzione vogliamo prendere, quali valori vogliamo seguire, per quella generazione, per quei ragazzi e quelle ragazze, ha assunto veramente un valore epocale, perché ha significato davvero diventare qualcun altro, cioè non più quello che gli era stato imposto sin dalla nascita, ma qualcun altro. Quindi la scelta di diventare partigiani comunque aveva in sé sì il coraggio, sì un desiderio di libertà, ma anche una grande paura che io ho veramente percepito leggendo questi manoscritti, cioè una continua insicurezza, un continuo mettere in discussione il loro essere lì, il loro essere in montagna, il fatto che fosse giusto o meno per loro essere armati pur combattendo contro una guerra. E quindi queste continue domande che si facevano anche tra di loro mi hanno ricordato molto quello che stavo vivendo io, e quindi ovviamente in un contesto completamente diverso, però quella sensazione di dovermi continuamente confrontare con i miei coetanei, con i miei amici, di dover appunto plasmare le nostre idee sul mondo e le nostre opinioni proprio attraverso l'ascolto degli altri, il confronto e il dialogo. E quindi diciamo che il libro è nato un po' quando io ho letto questi manoscritti, cioè dopo che questa gente mi ha contattato, io avevo questi scritti che non avevo letto fino a quel momento, quindi erano rimasti per 3-4 anni in casa di mia madre, perché io ora vivo a Roma, e non li avevo mai toccati, proprio perché volevo avere ancora qualcosa da scoprire, diciamo così, di lui. E mi sono trovata a leggerli proprio con l'idea di scrivere questo libro. E quindi è nato così, cioè con l'intento di creare un po' un dialogo sia generazionale tra quella generazione apparentemente così diversa, così lontana, e la mia, ma anche un dialogo tra un padre e una figlia, quindi una riflessione su che cosa significhi essere figli, su che cosa significhi quindi anche trovare delle tracce dentro di noi che appartengono al passato, che non sono soltanto nostre. In questa risposta alla prima domanda ci sono come dei filamenti che si aprono in una serie di ragionamenti e riflessioni che sono veramente importanti e che magari adesso nel seguito delle domande potremmo anche andare a riprendere, ma vale la pena riprenderli perché interrogano tutti noi indipendentemente dalla generazione. Cioè Camilla a 24 anni è oggettivamente di un'altra generazione di gran parte di quelli che siamo qui noi, e già questo è un vulnus, non pensare di avere parecchi giovani ad ascoltare una scrittrice coetanea, ma questa è la situazione. Ma interessa comunque noi anche se abbiamo alle spalle parecchi anni. Una delle problematiche che sono contenute nel libro, ed è l'ha accennata, questa relazione col padre, che è un po' anomala, che l'ha avuta a 75 anni, quindi si crea un certo tipo di relazione. Particolarmente le prime parti del libro, dove secondo me il libro è un percorso netto, chiaro, che ci accompagna, che accompagna la sua storia. E inizia con dei momenti di crisi. La irreversibilità della morte, nelle prime pagine dice: io non vorrei che la morte fosse irreversibile. La irreversibilità della morte crea sconcerto.
Perché si interrompe una possibilità e spesso ci rende consapevoli di non averla colta. Cioè, quasi subito, a pagina 16 scrive: non gli ho fatto le domande giuste. E ancora a pagina 235 dice, quando è in casa di riposo, gli dà il suo libro Non puedo creer, che aveva scritto sulle esperienze argentine, e lei non lo legge, c'è un momento di rifiuto, non lo legge, e dice: avrei dovuto leggerlo il suo libro quando me lo ha dato. E questa ferita di non aver fatto le domande giuste, di non aver colto la possibilità, con la irreversibilità della morte, è una ferita con la quale Camilla lavora, elabora e le pesa. Sì, beh, diciamo che sicuramente questa grossa differenza d'età tra me e mio padre ha giocato un ruolo importante nel non fare le domande giuste, o comunque nel non essere curiosa anche, perché comunque quando sei ai 15 anni e tuo padre ne ha 90, io mi vergognavo molto, e quindi quando magari una mia amica doveva venire a casa mia, la facevo venire solo se sapevo che lui non ci sarebbe stato, e così via. E questo è normale, nel senso che quando si è bambini comunque il contesto familiare, la nostra vita, la nostra realtà è perfetta così com'è, perché è l'unica che conosciamo. Poi crescendo molto spesso succede che se ci guardiamo intorno e notiamo che ci sono alcune cose in noi o nella nostra vita che sono diverse da quello che vediamo appunto intorno a noi, tendiamo a nasconderle o comunque appunto a vergognarcene. E quindi questo ha fatto sì che comunque ai miei occhi fosse prevalente l'apparenza di uomo anziano, appunto, e quindi il fatto che per esempio io non potessi giocare con lui come facevano i miei amici, oppure non mi avesse praticamente mai preso in braccio, non mi prendesse per mano perché non voleva che gli si toccassero le mani dopo che era stato torturato. E quindi sin da quando ero piccola io avevo questa regola di non dargli la mano, che anche lì è comunque una cosa anomala, e quindi questa distanza faceva sì che ai miei occhi questo fosse mio padre, e tutto quello che lui aveva fatto, quello che lui era stato prima, non mi incuriosiva, non mi interessava, perché proprio non ci pensavo nemmeno. E se per molto tempo appunto me ne sono fatta una colpa, e quindi ti chiedi, no, perché non ho chiesto quella cosa quando lui c'era, perché non ho appunto fatto le domande giuste, dall'altra parte credo che sia un discorso che ha a che fare un po' con il rapporto che ognuno di noi ha col proprio vissuto familiare, per cui è naturale che quando sei giovane praticamente non concepisci che i tuoi genitori esistessero prima di te, cioè solo poi crescendo ti rendi conto forse hanno avuto una vita anche prima che io ci fossi, quindi magari fai quelle domande, magari cerchi di scoprire chi erano, chi sono i tuoi genitori, però per esempio quegli aneddoti di quando lui era partigiano, che mi raccontava non molto spesso perché comunque era molto riservato, però ogni estate per esempio andavamo sull'altopiano di Asiago, e allora lì me li raccontava quando eravamo, non so, a Malva Fossetta, quindi i posti che proprio dove lui ha vissuto per mesi e mesi, e mi raccontava queste cose, e anche lì per me sono state sempre delle storie che ho conosciuto, cioè che da quando ero molto piccola erano storie d'avventura, quindi avvincenti, vi incuriosivano, sì, però fino a un certo punto, perché era difficile credere che fossero storie vere, cioè lui mi raccontava di quando, della parte appunto più avventurosa di quelle esperienze, quindi di quando scappavano, fuggivano, di quando si nascondevano, di quando cercavano con la resina delle pigne di dare sapore al cibo che mangiavano, al poco cibo che mangiavano. E però per me quelli erano comunque i luoghi dove io ero cresciuta, dove facevo il picnic, giocavo a nascondino con i miei cugini, quindi era difficile credere che fosse, che quella valle fosse stata anche teatro di una guerra, e che per di più fosse stato mio padre a combattere proprio lì, quando per me era appunto sempre seduto sul divano a leggere, sempre immobile. E però io credo sia molto tipico avere questo tipo di rapporto con questo bagaglio familiare che tutti noi abbiamo. Per esempio Natalia Ginzburg nel Lessico familiare dice che ci sono delle storie, degli aneddoti che abbiamo sentito raccontare talmente tante volte sin da quando siamo piccoli, che
basterebbe in una piazza con migliaia di persone sentire proprio le prime parole di quell'aneddoto, di quel racconto, e subito sarebbe sufficiente per farci capire che in quella piazza da qualche parte c'è un nostro familiare, no? E quindi questa sorta di legame che però è quasi inconscio, cioè per cui quelle parole a noi dicono qualcosa, ci risuonano, però magari quelle storie, quell'aneddoto quasi non lo sopportiamo da quante volte l'abbiamo sentito raccontare, cioè lo sappiamo a memoria, però non significa niente. Credo che sia un po', che sia naturale quando si è piccoli, quando si è poi adolescenti, cioè ricevere tutto questo bagaglio emotivo, però non entrarci dentro davvero, cioè poi quando si diventa grandi ci si rende conto di conoscere tutte queste storie, ci si rende conto di quel gesto che noi facciamo e che magari faceva anche nostra nonna, o quella parola che noi usiamo, che usavano sempre i nostri genitori. Allora lì diventa consapevole il fatto che apparteniamo anche ad altre epoche e che ci sono storie dentro di noi o dietro di noi che sono ancora vive da qualche parte. Però prima è giusto, anche quando si è giovani si viva praticamente in un presente eterno, e quindi quelle domande non mi sono venute, ma adesso mi dico è anche normale che sia così. Tra l'altro io vorrei far presente che mi pongo io come archetipo di quelli che sono presenti in sala, mi chiamo un'esperienza che è stata, perché tutti noi credo non abbiamo chiesto qualcosa ai nostri padri, ai nostri avi, ma siamo anche padri e quindi ci rendiamo conto di vivere questa situazione vedendola da due punti di vista differenti, ed è molto interessante. Credo sia importante ora leggere le due righe, non so se si chiama sottotitolo, insomma le due righe che sono sulla copertina del libro, sotto il nome Tempesta, e dicono: non è mai troppo tardi per imparare a essere figli, né per riannodare la memoria al presente. Cioè, mi sembrano due frasi di una potenza che chiede attenzione, quindi le prenderei una per volta. La prima, che un po' riprendiamo quello che ci siamo già detti, ma alcune cose le riprenderemo perché ne vale la pena. La prima: non è mai troppo tardi per imparare ad essere figli. Quando abbiamo lanciato la serata sui social, abbiamo scritto: questa frase non deve essere contestualizzata alla vicenda di Camille di Renzo, suo padre, ma secondo noi deve essere colta nel suo significato universale e atemporale. La riflessione sulla irreversibilità della morte ci pone di fronte alle parole non dette, alle domande non poste, ai gesti non fatti con le nostre madri e i nostri padri. E ciò turba anche il lettore vecchio, che forse si pone, come dicevo prima, in un doppio ruolo, che però è anche consapevole della limitatezza imperfetta comune all'essere umano, che scioglie nella nostalgia il rammarico. Qui forse riprendiamo un po' quello che hai appena detto prima. Sì, beh, sicuramente poi sull'essere figli, secondo me si tratta proprio di questa, cioè ci sono un po' due forze, cioè da una parte il voler essere completamente diversi dai genitori e quindi comunque il desiderio di creare un presente che sia veramente presente, che non abbia niente a che fare con quello che c'era prima. E per esempio c'è una frase molto bella nelle collezioni di Franzen che dice proprio che, vabbè, parafrasandola, che essere figli è proprio fare quelle correzioni, cioè capire rispetto al passato di cui poi crescendo si diventa consapevoli e quindi diventiamo anche capaci di osservare il tempo che viviamo come qualcosa che appunto ti viene da lontano, ma che non è, che si può modificare, su cui si può intervenire. E quindi fare quelle correzioni significa, secondo me, vivere nel presente e vivere ed essere figli in una maniera come quando si è figli ma si è adulti, cioè crescendo si continua a essere figli, però allo stesso tempo si è degli individui indipendenti, autonomi, che non abbiamo più questo grande debito verso il contesto di provenienza, verso i genitori. Cioè arriva un momento in cui comunque tocca a noi decidere
chi siamo, cioè non siamo più giustificati completamente dal contesto appunto in cui noi proveniamo. E quindi quella capacità di fare quelle correzioni è una grande parte, secondo me, dell'essere figli, perché significa proprio poter intervenire nella realtà che ci riguarda e quindi poter anche capire, vedere quali parti della realtà che noi conosciamo e che quindi ci ha raggiunto vogliamo proteggere e quindi far perpetuare qualche cosa, portare avanti nel tempo qualche cosa che non appartiene nemmeno solo a noi, che viene magari da altre epoche, che troviamo dentro di noi, ma allo stesso tempo anche la libertà di cambiare altre parti di noi o altre parti di quello che riceviamo. E quindi io credo che essere figli significhi questo, cioè da una parte fare quelle correzioni, voler essere diversi, cercare in tutti i modi di crearci un mondo tutto nostro, che non sia più la casa, no? La camera dove siamo cresciuti, diciamo così, ma allo stesso tempo anche renderci conto, magari anche da adulti, che non tutto quello che noi abbiamo raggiunto nella nostra vita è solamente nostro. Quindi sentirci un po' trascinati indietro, ma allo stesso tempo voler correre con tutte le nostre forze in avanti. La seconda frase ci invita a non perdere mai e a recuperare se l'abbiamo persa, la capacità di riannodare la memoria al presente. Tuo padre, Renzo Ghiotto, è stato un comandante partigiano e ha lasciato un manoscritto che abbiamo detto, hai scoperto, hai letto dopo qualche anno, che te lo ha, come dire, fatto conoscere ancora meglio, entrare più nel profondo di certe cose che già conoscevi, ma le viste forse con un altro occhio. E in questo libro pubblichi, riadattato ovviamente per la pubblicazione, ma pubblichi questo manoscritto intervallandolo con la narrazione del tuo percorso di crescita dopo la morte del padre. È un memoriale molto, direi sì, affascinante, interessante. Ha una particolarità. A volte, forse anche giustamente, la storia della lotta partigiana, sulla quale è fondata la nostra libertà, la nostra dignità italiani, è un po', come dire, un'epopea un po' eroica, se vogliamo. Questo manoscritto è un memoriale scevro da qualsiasi retorica eroicizzante, nella quale in questo memoriale sono raccontate la paura, la fame, la stanchezza, con estrema sincerità, ma mai viene scalfita la scelta dettata dalla legge morale che Renzo Ghiotto e i suoi compagni sentivano dentro di sé, la legge morale dentro di sé, la scelta. Sì, beh, sicuramente il fatto che non ci sia alcun risparmio per quanto riguarda il racconto appunto della paura, ma proprio del terrore, della fame, del freddo, cioè tutto questo è qualcosa che io veramente ho scoperto, non scoperto, però che ho percepito in maniera più chiara proprio leggendo questi scritti, sia perché comunque quando mio padre mi raccontava queste cose me le risparmiava gli aspetti più traumatici, drammatici di un'esperienza di guerra che non può che essere sempre comunque un'esperienza traumatica, e sia perché non puoi studiare a scuola, diciamo, questa parte che riguarda anche più quasi qualcosa legato alla sensazione, no? E quindi leggendo di questa paura quotidiana, del fatto che per esempio per dormire dovessero dormire in tre con un paracadute come coperta e coordinarsi girandosi contemporaneamente per non rimanere scoperti, cioè tutte queste piccole cose del quotidiano mi hanno impressionato molto proprio perché sì, anche a scuola giustamente si racconta la resistenza secondo questo immaginario del partigiano eroe, del partigiano coraggioso, che sono cose anche vere, però secondo me bisognerebbe ricordare anche il fatto che comunque erano diciottenni, ventenni e che non sapevano fare la guerra perché non,
non erano pronti nemmeno loro, no? Quando a volte mi viene chiesto, pensi che tu saresti capace di fare la stessa scelta che ha fatto tuo padre? E io rispondo sempre di no, ma credo che nemmeno loro lo fossero, perché non si può mai essere pronti a fare una cosa del genere. E questo è molto chiaro dal fatto che, per esempio, nel primo gruppo in particolare, che è quello dei piccoli maestri, alcuni di loro, nel dover scegliere quei pochi oggetti da portarsi in montagna, dalla pianura, hanno portato dei libri. Cioè, ci sono alcuni che sono portati libri alla notte di Novalis, o libri di filosofia, Kierkegaard, Kant, e quindi lì, secondo me, ti rendi veramente conto del fatto che fossero degli studenti, cioè, e che non erano comunque disposti a rinunciare a tutto. Ed è giusto così, e questo forse è stato veramente quello che li ha tenuti poi, gli ha permesso di resistere. Infatti, quando chiedevo appunto per ricollegarmi alla questione della legge morale, a mio padre come mai fosse diventato partigiano, lui mi citava questa frase di Kant, della critica della ragion pratica, che era una frase che gli aveva insegnato proprio il comandante di questo primo gruppo, che è Giuliolo, che veniva dal classico, mio padre dall'istituto tecnico, quindi anche tutta questa parte legata alla letteratura, alla filosofia, è un mondo che ha scoperto proprio in montagna. E la frase è: il cielo stellato sopra di noi, la legge morale dentro di noi. E lui mi diceva che quando le sere o durante queste lunghe marce si chiedevano appunto se fosse giusto per loro essere lì e così via, questo comandante, che era un po' più grande di loro, raccontava questa frase di Kant, dicendo loro che quello gli restava, cioè il cielo stellato e la legge morale dentro di loro, a ricordare che sì, era giusto essere lì, anche se non c'era, come dire, non c'è una motivazione comune, perché poi ogni ragazzo o ragazza che è diventato partigiano è arrivato lì per i motivi più disparati. Però la scelta stessa di diventare partigiano era quello che li accomunava. E molto spesso non erano neanche idee politiche comuni, perché alcuni dei locali nel gruppo, cioè nell'altopiano, non avevano formazione politica, perché in quegli anni era la formazione politica in generale, dopo il ventennio fascista, non esisteva. E poi c'erano Giustizia e Libertà, Garibaldini, Badogliani, però quello che li accomunava era proprio il fatto di essere lì, cioè l'aver preso quella decisione. E chiudo. Una cosa che mi colpisce molto in un saggio molto bello sulla resistenza di Claudio Pavone, che è uno storico, un celebre storico, che si chiama La guerra civile. Lui fa un lungo primo capitolo proprio sulla scelta, su quell'iniziale scelta, e dice che quella scelta era già libertà, e libertà nel senso di Sartre, cioè era una scelta di responsabilità totale nella solitudine totale. E in effetti è proprio così, perché erano scelte che ognuno di loro prendeva in maniera del tutto solitaria, non potevano dirlo alla famiglia, agli amici, e allo stesso tempo era già una responsabilità, perché era una scelta per il futuro, e quindi già quello faceva sì che fosse un'assunzione di responsabilità e quindi anche di libertà. Una cosa che mi ha colpito, allora, Renzo Ghiotto era stato imprigionato dai fascisti, credo perché distribuiva dei volantini antifascisti, ed era stato torturato. Quando diceva del discorso poteva prendere per mano perché gli avevano infilato gli aghi sotto le unghie, hanno sollevato le unghie, e questo l'aveva, come dire, segnato anche psicologicamente. Però alla fine della guerra lascia l'Italia e va in Argentina per una trentina d'anni, credo. E lei spiega il motivo, ed è un motivo che a me ha ricordato molto Liliana Segre. L'anticipo, poi lei ci spiegherà il motivo di suo padre. Ricordate Liliana Segre quando i tedeschi che stavano arrivando, non so se russi o americani, si spogliano, scappano in mutande perché non vogliono farsi trovare in divisa per mischiarsi con i civili. Il comandante del campo dove Liliana Segre stava morendo quasi per le condizioni di vita, butta giù tutto e butta giù la pistola davanti a lei. E Liliana Segre dice: potevo prendere quella pistola, potevo sparargli, non l'ho fatto, e da quel momento io sono una donna libera. Ecco, ci spieghi cosa ha fatto tuo padre?
Sì, allora appunto lui era stato torturato a 18 anni prima di diventare partigiano ed era rimasto per una settimana nella ex sede della GIL di Vicenza, che tra parentesi ora è un teatro molto bello dove io ho passato la mia infanzia a vedere spettacoli di teatro e di danza, quindi questa è secondo me una cosa bella e indica molto il significato anche della memoria alla fine. E lui è rimasto una settimana incarcerato, subendo continue torture nella lista dei condannati a morte, quindi aspettando di essere fucilato. Poi, per una serie di circostanze, è stato liberato, mandato sul fronte, però, e quindi da lì è andato direttamente in montagna senza passare per casa. E quando è finita la guerra, gli hanno proposto di avere per 24 ore il fascista che l'aveva torturato, appunto, e ovviamente, avrebbe potuto farci qualsiasi cosa avesse voluto. Dinamica che era molto frequente comunque nel dopoguerra, che è stata molto frequente, e quindi proprio dopo questa proposta lui è andato in Argentina, cioè perché chiaramente aveva combattuto contro questo meccanismo, contro questo tipo di violenze, di ritorsioni e così via. Scelta che tra l'altro è stata comune a molti partigiani che sono andati all'estero dopo la guerra, sì, perché questa era la situazione. E la cosa ovviamente mi ha colpito molto perché dopo una guerra all'inizio, quando non sapevo che questo era il motivo, ho scoperto che lui era andato in Argentina pochissimo tempo dopo la fine della guerra, chiaramente mi era sembrata una cosa assurda perché dopo che passi un anno a fare la fame in montagna, finalmente ritornare a pace, puoi tornare a casa e te ne vai dall'altra parte del mondo per 30 anni. In realtà il motivo era questo, cioè era fuggito in un certo senso quasi da un'altra guerra o comunque da quella stessa violenza. E tra l'altro poi è tornato dall'Argentina in Italia perché stava arrivando, cioè era l'inizio della dittatura militare, quindi in realtà le fughe in questo senso sono tre. Sì. Mi ha emozionato. Allora, no, premessa, nella prima parte del libro, con estrema sincerità, Camilla racconta quando il papà è ormai in casa di riposo e lei le fa visita e, come dicevamo prima, c'è questa distanza, questa difficoltà. Diciamo che è una difficoltà dove lei non risparmia di esporla e raccontarla. E racconta sempre il suo punto di vista. Poi c'è un bellissimo dialogo con la mamma dopo qualche anno che un po' mi ha emozionato perché è il racconto che tua mamma ti fa di come tuo papà ti guardava in quelle visite che per te erano così difficili, dello sguardo invece di tuo padre, che era uno sguardo attento, di infinita tenerezza e di grande amore, che in quel momento magari non cogli, che però, siccome come padre anche me, mi tocca delle corde sensibili, penso sia un bellissimo momento questo qua del libro. Sì, diciamo che è verso il finale del libro, quindi il senso era comunque quello di riappacificarsi un po' con il passato e non solo con il passato nel senso più universale, quindi anche legato alla storia con la S maiuscola, quindi al recupero che viene raccontato di questi manoscritti e così via, ma anche al passato più personale. E quindi questi 3 anni che poi, diciamo, nel libro sono resi un po' più drammatici rispetto alla realtà, però il senso era quello di il mio padre è stato veramente per gli ultimi 3 anni in questa casa di cura e l'aspetto più appunto drammatico della storia è proprio il fatto che nel momento in cui senti che una persona sta per morire, normalmente cerchi di avvicinarti quanto più possibile, invece in questo caso è il contrario, cioè la figlia volevo proprio che si allontanasse quanto più possibile perché si trovano comunque a vivere due momenti delle loro vite che sono incompatibili fondamentalmente, perché lei appunto è adolescente, quindi è in un momento in cui vorrebbe che
che tutto durasse per sempre, che ci fossero solo inizi, che niente potesse mai finire, che tutto fosse imprevedibile, e invece si trova ogni pomeriggio dopo scuola a dover andare a trovare il padre in una casa di cura, quindi che è sempre uguale, nella stessa stanza, molto anonima, in un ambiente che comunque non è favorevole alla conversazione, sicuramente, sapendo dentro di sé che quella cosa è destinata a una fine, no? E quindi questo trovarsi in due momenti delle loro reciproche vite, che non possono toccarsi perché sono estremamente diversi, sono opposti, in cui hanno esigenze opposte, fa sì che si crei questo silenzio in questa casa di cura. E tra l'altro è stata la sfida, diciamo, proprio nello scriverla, è stato proprio di raccontare il silenzio, cioè raccontare come queste visite che lei fa al padre, piano piano diventino, cioè finiscano col diventare delle ore che passano in silenzio senza dirsi niente, proprio perché dopo mesi e anni in cui una persona è in un contesto del genere e tu ovviamente invece con la scuola, ogni giorno sei una persona diversa praticamente quando sei un adolescente, non c'è più niente da dirsi. E quindi questa cosa necessitava comunque di una soluzione, diciamo, per lei, perché la protagonista lo vive davvero come una colpa, no? Il non aver parlato, è un po' quello che si diceva prima sul non aver fatto le domande giuste. E quindi la madre in questo senso è fondamentale e in questo caso anche mia madre lo è stata nella realtà, perché comunque lei è sempre stata un ponte tra me e mio padre, anche proprio a livello anagrafico. Quindi laddove la comunicazione in un certo senso si interrompeva tra di noi, c'era sempre lei a passare il testimone. E in questo caso, dopo la sua morte, lei ha potuto raccontarmi il suo punto di vista, cioè dove per me c'erano dei silenzi in cui cercavo di inventarmi qualcosa da dire, in cui mi ripetevo che cioè che toccava a me dire qualcosa, perché ero io che venivo dal mondo di fuori, quindi che avrei dovuto e potuto dargli qualcosa di nuovo ogni giorno, mentre lui era sempre lì. Mia madre invece mi ha raccontato il suo punto di vista, che lei conosceva, che invece paradossalmente anche in quei silenzi mi vedeva ogni giorno diversa, proprio come io mi sentivo ogni giorno diversa, e nonostante io non dicessi niente, lui in qualche modo sì, da una parte sapeva che sarebbe stato così, perché comunque quando hai una figlia così tardi un po' lo devi mettere in conto che arrivi un momento in cui si crea questa distanza. E poi mi osservava molto, quindi molte cose in realtà le immaginava o le pensava, e mai ha vissuto quei silenzi come con quella, come dire, pesantezza con cui li vivevo io. E quindi in questo mia madre è stata fondamentale, perché mi ha permesso di avere anche il punto di vista di mio padre che non avevo mai potuto avere. Riprendiamo adesso un po' altre tematiche che avevo affrontato già all'inizio. Ci sono diversi passaggi nel libro nel quale ti pone a confronto come persona singola e come generazione con quella di tuo padre, che come ha detto bene prima, quando dice che ha letto i manoscritti alla stessa età nei quali il padre li viveva, gli avvenimenti dei manoscritti. Quindi si pone in confronto anche come generazione. E guardando la propria generazione, la sua generazione, ma tutto sommato noi che siamo vissuti nel dopoguerra, forse qualcosa possiamo riconoscere rispetto a chi ha fatto la scelta della resistenza. Da una parte mi sembra che cogli l'anelito all'espressione manifesta di una individualità da parte di ciascuno, soprattutto se giovane, ma dall'altra non ti sfugge la tendenza alla omologazione, che necessariamente, se è omologazione, è verso il basso, è verso la mediocrità. Nelle prime pagine guardi i compagni e vedi che ciascuno vorrebbe essere individuale. Poi dice, però sembriamo una massa, sembriamo stupidi. Nelle prime pagine dice, sembriamo stupidi. Ma acquisisci anche la consapevolezza che giustamente il confronto non deve essere iniziato da pregiudizi. Tommaso, che è una figura importante nel libro,
dice, l'aveva citato giustamente prima, io lo riprendo perché lo penso importante e anche perché l'ho scritto nelle domande, quindi lo devo leggere. Tommaso dice, pensando a freddo, io non so se avrei il coraggio di fare la scelta di tuo padre, ma tu dici, come l'hai già detto prima, ribadiamolo, forse neanche lui aveva il coraggio. Si è trovato in quella circostanza e ha fatto la scelta. E una frase che credo che sia importante, verso la conclusione, molto importante, quello che importa è non scegliere il sonno, ma la veglia. Sì, ma diciamo che quando ho scritto questa frase avevo appena letto il monologo chiaramente di Amleto, di Shakespeare, che dice il sonno, la veglia, essere una... vabbè, celebre. E quindi sicuramente mi aveva ispirato, però sì, diciamo che quella scelta, comunque, per quanto possa sembrare incomprensibile per noi, perché era comunque relativa ad uno specifico periodo storico che probabilmente non possiamo nemmeno capire fino in fondo, allo stesso tempo credo che possa valere anche per noi, per la nostra generazione, quindi quello sguardo anche sull'omologazione da parte mia voleva in realtà essere uno sguardo anche di fiducia verso le nuove generazioni, nel senso che quella scena appunto all'inizio è una scena in cui lei ritorna a scuola dopo la morte del padre e quindi si trova di fronte a questa scuola prima che suoni la campanella, e tutti noi penso siamo passati di fronte a un liceo prima del suono della campanella la mattina, e si può percepire veramente una fibrillazione, qualcosa che sta per succedere, no? E quindi quell'essere tutti uguali sì, è un'omologazione, ma allo stesso tempo è anche essere tutti desiderosi di qualcosa, cioè avere questa speranza, non si sa ancora bene per che cosa, e fa parte anche quello del crescere, come si diceva all'inizio, la paura, no? Credo che siano un po' queste due le componenti del diventare grandi, cioè una grande paura ma anche una grande speranza, e non si sa bene paura di cosa o speranza per cosa, cioè poi è quando si cresce che si deve cercare di decifrare e di dare dei significati specifici a queste due forze che ci animano a 17 anni, a 16 anni. E quindi quella capacità di fare ancora quella scelta è qualcosa che secondo me può essere anche nostra oggi, e in generale può essere dei giovani di tutte le epoche, perché come diceva giustamente Camus nel discorso per il Nobel nel 57, tutti i giovani, tutte le generazioni si credono destinate a cambiare il mondo, ed effettivamente sono destinate a cambiare il mondo, perché il modo in cui i giovani pensano, in cui agiscono, il modo in cui parlano, in qualche modo dà una forma a quello che sarà, a quello che è anche. E io ho voluto comunque raccontare questo desiderio di emergere, cioè di far sentire la propria voce. E quindi anche quella capacità che magari è difficile da tirar fuori, di fare delle scelte rischiose, cioè quel desiderio, quella capacità di essere scomodi, di sentirci scomodi, anche se adesso ovviamente la nostra epoca sarebbe più facile, cioè loro erano anche tenuti in qualche modo a fare una scelta, cioè dovevano per forza stare da una parte o dall'altra. Noi no, non siamo tenuti a stare da una parte o dall'altra, potremmo tranquillamente vivere la nostra vita nell'indifferenza, diciamo così, però l'indifferenza, come sappiamo, è un peso morto della storia, cioè agisce, anche l'indifferenza agisce nella storia, non solo le scelte nette che noi prendiamo. E quindi credo che la sfida un po' per noi oggi, che ci può rendere capaci ancora di fare quella scelta, cioè di resistere ovviamente contro nemici diversi, non hanno più le uniformi, e questo è un privilegio che noi abbiamo chiaramente, però ancora di resistere è una scelta che cioè, prima di tutto significa essere capaci proprio di sentirci scomodi, cioè di non accomodarci nel nostro tempo, di saper comunque riconoscere i nostri nuovi nemici, di saper comunque riconoscere le battaglie, i valori che appartengono a noi, che non sono più le loro, ma è ancora comunque in un certo senso una lotta contro la paura, anche se in forme diverse, è ancora una lotta contro la violenza, anche se in forme diverse, contro chi ci vuole dire che cosa dobbiamo pensare, quali vite dobbiamo salvare, quali no, e così via. Quindi secondo me resistere oggi non sarà mai quello che è stato 80 anni fa, per fortuna,
Però è ancora resistere nel senso di rimanere fedeli a quella legge morale che non apparteneva solo a loro, apparterrà probabilmente agli esseri umani di tutte le epoche e che cambia, e che cambia non solo rispetto all'epoca, ma secondo me proprio a livello individuale, cioè ognuno di noi poi deve dare una traduzione a quella legge morale rispetto a quello che ci rispecchia di più, a quello che è importante per noi, a quello che ci sta più a cuore. E quindi credo che quella scelta possiamo già farla. Quello che adesso leggo, in realtà, come dire, per certi versi un po' me l'ha bruciato, nel senso che era una domanda alla quale forse lei ha risposto, ma io la voglio leggere perché forse si può vedere lo iato generazionale tra chi, come lei giustamente, credo sia ancora in uno stato nascente, e chi invece sente sulle sue spalle il peso della disillusione. C'è un dialogo con Tommaso, a pagina 324, che aprirebbe un dibattito infinito. E in poche parole, del dialogo ci sono moltissime tracce. Tommaso si chiede: chissà se qualcosa di memorabile riusciremo a farlo anche noi. E ricordiamoci quello che dicevo prima, della sensazione di omologazione che lei, ma tutti noi, vediamo negli altri, perché generalmente abbiamo la giberna dei difetti degli altri davanti, la nostra dietro, diciamo negli altri e se vuoi un po' anche da anziano barboso in tanti giovani. Questa sensazione di omologazione, che però comunque non è una caratteristica generazionale, ma che ovviamente è resa più evidente dalla contraddizione, dall'aspirazione all'eccezionalità che è tipica di chi è ancora nella fase esplosiva della crescita rispetto all'individualità che diciamo in generazioni più anziane. In questo dialogo tu ribatti: mi ha sempre terrorizzato l'idea di essere insignificante. Eppure, secondo me, l'insignificanza è la cifra della stragrande maggioranza di noi persone. Abbiamo ospitato ultimamente un psichiatra, Paolo Milone, che ha scritto un libro molto acuto, astenersi principiante sul morire, sulla morte. E c'è un passo che lo cito a memoria, non lo ricordo benissimo, che dice: tu pensavi che morendo tu ti sarebbe fermato l'universo, sarebbero tutti così. Il sole sorto come il giorno prima, il vento soffia come il giorno prima, e la vita e il mondo prosegue indifferente. Cioè, per me l'insignificanza è in realtà la cifra della maggior parte delle persone. Come giustamente dicevi, forse in tempi di dittatura, di paura, è più facile, anche se però viene da parte di pochi, di far emergere la legge morale dentro di sé. Ma in tempi mediocri, in tempi nei quali la mediocrità è il canone, questa settimana è l'apoteosi della mediocrità, è quasi più difficile per gli insignificanti non spegnere la legge morale a furia di piccoli compromessi. Beh, sì, sicuramente è una cosa che mi sono chiesta spesso perché appunto io stessa mi sono chiesta spesso se sarei stata all'altezza di quella decisione che aveva preso mio padre e sicuramente non è così facile adesso perché ci sono sfide che magari ci possono sembrare meno importanti perché non sono epocali, cioè non è più una questione di vita o di morte, no? Almeno all'apparenza. Però secondo me si tratta anche di entrare nell'ordine di idee per il quale in realtà sono importanti, cioè sono molto importanti. E credo che la generazione anche successiva alla mia, cioè gli attuali liceali, lo stia comprendendo molto bene, perché il fatto, per esempio, che si assumano sulle loro spalle, per esempio, la questione dell'ambientalismo, dei diritti civili, del femminismo, sono tutte battaglie che comunque vengono dal passato, non le abbiamo certamente inventate noi. Però decidere di combattere per questo tipo di cose, che da un certo punto di vista potrebbero sembrare anche questioni che possono essere rimandate, no? E che hanno una soluzione che non avverrà domani, anzi, cioè, ci vorrà molto tempo, però il fatto di voler comunque
non rischiare, perché non rischiamo molto, no? Però volersene cucire addosso queste battaglie significa, secondo me, un'assunzione di responsabilità che ci rende molto simili a quei ragazzi e quelle ragazze, perché non è più come era nel passato una responsabilità verso il passato, appunto, cioè la classica cosa delle colpe dei padri che ricadono sui figli, ma è qualcosa di nuovo, perché è una responsabilità verso il futuro, cioè il voler creare delle condizioni, un mondo migliore o comunque diverso da quello che noi conosciamo per le generazioni ancora future che ancora non esistono. E questo secondo me implica una dose di immaginazione anche, cioè la possibilità di pensare che possa esserci qualcosa sempre di migliore, che appunto ci rende molto simili a loro, perché in fin dei conti mio padre era del 24 e aveva conosciuto solo il regime fascista, solo la società fascista, e il fatto di rischiare la vita perché possa esserci un'alternativa quando non l'hai mai vista, non sai se può esistere e non ne hai alcuna esperienza diretta, significa comunque anche una grande immaginazione, no? Però allo stesso tempo credo che il cambiamento nasca veramente dall'immaginazione, almeno quando siamo 90 anni, quindi... A me fa piacere che mi contraddici, perché giustamente devi porre il tuo ottimismo di generazione rispetto al mio disincanto e alla mia disillusione. Sempre nello stesso importante dialogo scrivi una cosa che secondo me forse viene fuori la tua anima da filosofa, e scrivi: deve far parte dell'essere umano guardare indietro per trovare qualcosa in cui riporre fiducia e allo stesso tempo pensare al futuro costantemente. Un po' quello che hai detto anche dell'immaginazione. Mi sembra una frase molto significativa, molto importante. E concludi: tanto per evitare la fine del mondo. In una scena del libro, quando lasci Vicenza, sei seduta sul treno con le spalle al senso di marcia e scrivi: anziché vedere avanti, vedevo solo ciò che mi lasciava alle spalle, tipico di me. Allora, tra questa frase di Vicenza, che è precedente, e questa frase che abbiamo letto, del guardare indietro per trovare ispirazione per il futuro, che è posto nel libro, è un altro tappa di questo percorso che secondo me questo libro contiene ed è espressa in una maniera veramente bellissima. Ma oltre a questo, la tua fase di prima, cioè quello in cui riporre la fiducia e allo stesso tempo pensare al futuro, mi sembra un'affermazione forte, grande, importante, che come dicevo prima segna il nostro distacco, che forse non è generazionale, perché tuo padre, per come lo leggo, per quello che ti diceva Bevari, ha conservato, se vuoi, questa capacità di guardare il futuro anche in tarda età. E quindi questa frase, e la ripeto perché è importante, deve far parte dell'essere umano guardare indietro per trovare qualcosa in cui riporre fiducia e allo stesso tempo pensare al futuro costantemente, tanto per evitare la fine del mondo, ecco una frase che invito tutti a tenere come uno dei lasciti importanti di questa serata che hai ritrovato nel libro. Questa mi sembra veramente una bella frase. Grazie. Sì, diciamo che è un po' poi il significato di quello che è stato, come dicevi giustamente, il percorso del libro e della protagonista in particolare. Cioè, se all'inizio affonda un po' nel passato e quindi assume anche la memoria come veramente qualcosa che ti pesa sulle spalle, che non ti permette di camminare, ed è anche un po' il modo che ha la protagonista di reagire al lutto, perché è la prima scena, il funerale del padre, e quindi maldestramente qua, a 17 anni non sai come gestire la fine di qualcosa, e quindi lei si rivolge completamente nel passato, cioè cerca di scoprire, quando sente che comunque è troppo tardi, tutto quello che può scoprire del padre, no? Però poi il percorso, cioè il significato del percorso che fa è proprio il fatto di assumere la memoria non più come delle sabbie mobili, diciamo così, che ti tengono fermo, ma come una bussola, cioè come un sentimento del presente, cioè come qualcosa che ci permette di avere una conoscenza e una consapevolezza che devono servire però come strumenti per vedere quello che c'è davanti a noi, cioè non per guardarci alle spalle.
Quindi il significato, poi la protagonista, come dire, vive questa cosa su due livelli, cioè sia su quello storico, e quindi scopre questa storia legata alla resistenza, ma anche appunto personale. Quando i fascisti del nostro tempo imbrattano la lapide di tuo padre, c'è una forte risposta popolare di ribellione a questo gesto vile. E nel libro, non so se è vero o se l'ho inventato, comunque nel libro tu improvvisamente decidi di parlare in pubblico. E ricordo anche qui, al funerale, nel libro, c'è scritto che avevi scritto un piccolo discorso che però non ti eri neanche sentita di leggere, l'aveva letto qualcun altro. Ancora qui si nota chiaramente il passaggio, no? Di consapevolezza, di forza, di presenza. E quindi questi due ricordi sono un alfa e un omega, un inizio e la fine di un percorso duro che però è compiuto, almeno perlomeno questo mi è sembrato. E questo discorso che viene riportato nel libro è un discorso che mi ha commosso sia per il valore storico e sia per l'affermazione di orgoglio nel ricordare tuo padre. È come se unissi con un ultimo nodo definitivo il filo che comunque vi ha sempre unito, il nodo definitivo che lo rafforza e che lo rende costante. E termini, dici, piangendo. E quando ti chiedono perché piangi e perché dici sono felice, allora io vorrei chiederti di leggerci questa parte di questo discorso che nel libro dici hai fatto a Vicenza in quell'occasione. Allora, diciamo che nella realtà non è stata imbrattata la lapide, però era successo un episodio comunque insomma, simile e quindi è vero che poi sono intervenuta in questa manifestazione e così via. Allora, ciao a tutti, io sono Camilla, mio padre si chiamava Renzo ed era un partigiano. Aveva 19 anni quando è andato in montagna, sull'altopiano di Asiago. Mio padre è nato dentro al fascismo, come tutti a quel tempo. Ai ragazzi e alle ragazze insegnavano quali idee pensare, in che modo agire, quali domande fare, chi disprezzare, chi venerare, quali persone, luoghi, valori odiare. Sin da piccoli è stato insegnato loro a odiare. Significa che a un certo punto hanno dovuto ripudiare la realtà che conoscevano per poterla capovolgere. Ne hanno riconosciuto i semi marci, nonostante non avessero mai visto altro che quello. Certo, l'alternativa alla lotta non era la prosecuzione della loro vita usuale, ma una vita al limite, stritolata, fatta di sissignore e teste basse. Nelle montagne almeno erano liberi di decidere come morire. Le idee, quando si hanno 18, 19, 20 anni, sono limpide. Esiste una sorta di intuito che permette di distinguere da lontano il bene dal male. Porta perfino a rischiare la vita per l'incanto di un ideale, per il sogno di un cambiamento, anche quando niente sembra essere a proprio favore. Dalla loro, quei ragazzi avevano loro stessi questo istinto, ma poco altro. A quel tempo il fascismo aveva un volto, quello degli uomini che ti correvano incontro durante i rastrellamenti, cercando di colpirti a tutti i costi, di chi torturava, di chi prendeva il tuo vicino, oppure tuo zio, tua cugina, di notte, fucilandoli davanti alla porta di casa, di chi ti minacciava o ti umiliava. Ma anche senza divise non è difficile capire chi sono. I fascisti sono uomini che vogliono godere di un privilegio, uno qualsiasi, a discapito di altri, che vogliono essere potenti e ancora prima che vogliono il potere con la forza. Uomini che non considerano l'umanità della parola, del confronto, la leadership del cuore, ma solo quella della prevaricazione. Uomini che godono nell'avere degli sconfitti da umiliare, combinano disastri su disastri, una spirale di disastri costruendo un'epopea di sé. Protraggono antichi pregiudizi che mettono a sistema valori che andrebbero buttati nell'immondizia. Per questo mio padre è sempre stato loro nemico. Il fascismo è la falce che vuole renderci tutti uguali nella nostra bassezza, nella nostra codardia. Dove la sete di potere sovrasta la limpidezza dell'ideale, nasce il seme dell'odio, e quando l'odio si incarna in un'ideologia, diventa difficile da gestire, diventa capillare, un mostro con molte teste.
un meccanismo con ingranaggi capaci di perdurare per decenni, magari per sempre se nessuno lo interrompe. Bene. Noi oggettivamente ci sarebbero tante altre domande. È veramente un libro che a me ha stupito, nel senso che l'ho letto per preparare la serata e sono stato contento di aver avuto questo incarico, perché è veramente un gran libro, ben scritto e pieno di stimoli. È scritto da una persona di 24 anni che fa pensare a un anziano come me delle stesse tematiche e di altre tematiche. Quindi è un libro che attraversa tutte le generazioni. Complimenti, veramente hai fatto un bel libro. Direi dal nostro parte finita, però se qualcuno vuol chiedere qualcosa penso che abbiamo tempo. Altrimenti il libro ovviamente è là in vendita, credo che lei l'autograferà. E direi che è l'opera prima, questo autografo tra qualche anno varrà qualcosa, quindi è anche un investimento, perché se questo è il primo libro, non oso pensare in futuro, spero che ne scriverai tanti altri, perché veramente li apprezzeremo. E grazie che hai avuto la lungimiranza di partecipare. Grazie, grazie mille. Marco e Ale sono alla vostra disposizione.